sicuramente non è stato un risultato che soddisfa né sul piano della Presidente né sul piano del nostro movimento. E non a caso stiamo celebrando un'assemblea costituente perché c'è bisogno di riossigenarci. Ma con i voti di Renzi potevate vincere, come dice lui? Ma io sinceramente non ci scommetterei nemmeno un centesimo, perché chiaramente per qualche voto in più che magari avrebbe fatto prendere, tanti altri se ne sarebbero andati, soprattutto dei nostri elettori. Non ci dimentichiamo che Renzi aveva l'assessore ai lavori pubblici, il comune di Genova con Bucci, e c'è stata anche una spaccatura in Italia Viva, quindi molti voti di Italia Viva sono andati a Bucci, questo bisogna dirlo. Poi vorrei anche dire che è desolante che il paese, dopo tutto quello che è successo nel passato, sia aggrappato a Renzi. Io non voglio credere che il centro-sinistra e il fronte progressista debba rimanere ancorato a Renzi per sopravvivere. È una sconfitta, è un fallimento. Senta, Beppe Grillo non ha votato Movimento 5 Stelle, non ha votato alle europee, non l'ha votato alle regionali. Mi dispiace. Mi dispiace, sì. Mi dispiace perché insomma, è un tradire proprio l'essenza della partecipazione democratica a cui noi abbiamo sempre creduto. E è un momento difficile sul fronte interno con Beppe, però vedremo quello che ha inciso secondo lei il video a poche ore dal voto di Beppe Grillo e in generale queste ultime giornate di botta e risposta tra lui e Conte sul risultato magro del Movimento 5 Stelle? Diciamo che chi un poco si intende di politica in una fase delicata come il silenzio elettorale, diciamo di tutto avevamo bisogno tranne che di una faida interna così alla luce del sole. Ci sta che ci sia un confronto alla luce del sole, perché noi abbiamo sempre fatto tutto in trasparenza, però magari il giorno delle elezioni avrei evitato. Abbiamo avuto oggi la nostra assemblea annuale per l'approvazione del bilancio. Sono felice di potervi dire che l'abbiamo approvato all'unanimità. C'erano tanti azionisti, tanti piccoli azionisti, e non ci sono state osservazioni particolari, tutto bene, approvato. Allora, è stato approvato anche perché abbiamo avuto un fatturato record, il Milan ha avuto un fatturato di più di 450 milioni, quindi più del doppio di quello che avevamo soltanto 4 anni fa, quindi devo dire una crescita molto sana. Fatturato che cresce, una società inutile, sono le condizioni per poter investire nella squadra, perché i nostri investimenti nella squadra sono il risultato dei nostri risultati economici. Le due cose vanno insieme. Questo l'ho raccontato agli azionisti, che si sono dichiarati d'accordo su tutto, e quindi auguriamoci di continuare così, continuare ad avere dei risultati sani e un rafforzamento della nostra squadra per avere i risultati sportivi, che sono poi quello che vogliamo ottenere a tutti i costi. Mandando centinaia di uomini e donne delle forze dell'ordine, 100 miliardi alle pensioni, basta fare il banco ma sulle pensioni. E negli ultimi anni c'è stata una sforbiciata di 16 miliardi. E noi crediamo che le pensioni vadano rivalutate, noi ce le siamo pagate prima tutte fino all'ultimo centesimo. Le pensioni non sono il gratta e vinci, non sono una concessione. Da questo punto di vista, di continuare a usare le pensioni come un bancomat è uno sfregio all'equità. Noi invece pensiamo che debba essere un paese più equo. Certo, un paese più equo non lo diventa con l'autonomia differenziata. Il governo propone 20 piccole Brexit, una follia. Da questo punto di vista noi vogliamo ricostruire una solidarietà del paese importante, che è alla base della Costituzione della Repubblica nata dalla Resistenza. Il messaggio che ne diamo al governo è di modificare sostanzialmente una scellerata manovra in un paese in cui ormai da tanto tempo e con la manovra peggiorerà la condizione. Diventare povero è una colpa e ammalarsi rischia di essere un lusso per poche persone. Le tasse, siamo impazza per difendere il welfare, per difendere la sanità pubblica di questo paese. In Campania si è poveri tutta la vita, si è poveri quando si lavora, perché il lavoro è intermittente, perché il lavoro è il lavoro nero, e quando si è anziani si raccoglie il frutto di quei contributi versati. A fronte di questo scenario, immaginare un aumento di 3 euro mensili, 10 centesimi al giorno, mi sembra un'offesa e una vergogna per i pensionati della Campania. E dai quali non interessa
quella pubblicità vergognosa che gira nelle... alla regione. Ma insomma, questa FT che tu hai messo dal 2020, ma cosa stai facendo? Ma cosa stai controllando? Non c'è, non esiste. E i medici prendono i soldi e noi andiamo all'ospedale. Di città in questi giorni manifestiamo contro la manovra del governo che fa solo propaganda e appunto le pensioni, il ridicolo, l'aumento di 3 euro così come l'indicizzazione. Ma siamo anche qui per un appello alla Regione Campania, perché la sanità diventi davvero centrale in questa battaglia contro il governo che non investe in sanità. 10 euro al mese, 10 euro al giorno, non avranno nulla, anzi. Meloni, governo razzista! E non solo per gli immigrati, è razzista per i pensionati. Detenere dei segreti e poter ricattare qualcuno ha certamente qualcosa che è sempre stato, diciamo, uno degli elementi del potere. Sì, adesso però su due piedi purtroppo non mi viene in mente, per pazienza, un esempio specifico da poter citare. Adesso delle nostre conoscenze, però poi noi tentiamo anche da un po' di anni le richiamo nelle biblioteche e negli archivi. Non esisterebbe. Sotto il regime fascista l'Italia era governata da una classe politica che mentre ufficialmente rispondeva a meravigliose parole d'ordine, di fedeltà al capo, di lealtà, di sacrificio, di onore, poi in realtà nei casi in cui i miei colleghi sono andati a studiare come concretamente funzionava la vita politica sotto il regime fascista, intendo dire proprio le carriere degli uomini di potere. E proviamo anche a raccontarlo, oltre a discuterne fra colleghi. Il ricambio dei federali al governo del partito nelle varie province. Ecco, lì è straordinario come la vita politica del partito fascista, regolata dall'alto, da Mussolini, che era abbastanza al corrente di tutto, fosse tutta basata poi sul distruggere l'avversario politico, il concorrente, facendo saltar fuori le notizie sulle sue preferenze sessuali o sui suoi scandali economici. Ecco, nell'Italia degli anni 30 si diventava federali del Partito Nazionale Fascista e poi si veniva buttati fulmineamente fuori e mandati al confino pochissimo tempo dopo, con grandissima frequenza, sulla base di dossier raccolti dai propri avversari politici. Mentre non uccidere, che è stato detto già tanti. Ricevere questo diploma della scuola di archivistica dell'Archivio di Stato di Firenze per me significa, come dire, uno dei punti d'arrivo di una vita che io ho passato in luoghi come questo. Chiunque faccia il mio mestiere, lo storico, e specialmente chi ha la mia specializzazione, lo storico del Medioevo, le giornate più belle della sua vita sono quelle che passa in archivio. Poi fai tante altre cose nella vita, ma io ancora adesso, quando vedo in agenda, toh, guarda, la settimana prossima ho 2 giorni liberi di fila, vado in archivio e mi rendo conto che quando, io lo dico poi, mi dicono, cosa hai voluto fare nella nostra città, professore? Vado in archivio, mi divertirò da matti. Vedo uno sguardo scettico in genere negli occhi dei miei interlocutori, che non hanno idea di come sono luoghi vivi gli archivi, dove tu parli con i morti, ma appunto parli con loro che ti hanno lasciato la loro voce quando erano ancora vivi. Ed è una delle cose più emozionanti del mondo per chi fa il mio mestiere, passare una giornata in archivio a decifrare documenti di 800 anni fa. E quindi diciamo che, insomma, il fatto che indegnamente l'Archivio di Stato di Firenze abbia deciso che mi merito un diploma di archivista è un coronamento effettivamente di una vita passata a lavorare in questi luoghi che sono vitali per la conservazione della memoria e della storia di qualunque paese, ma tanto più di un paese come il nostro, che di storia ne ha migliaia di anni. Ecco, e quindi mi sembra che questa sia anche l'occasione giusta per ricordare a tutti che gli archivi, anche se la grande maggioranza dei cittadini non ci mettono mai piede, ma poi non è neanche vero, perché negli archivi non ci vanno solo gli storici,
Gli archivi sono pieni tutti i giorni di gente che fa ricerche genealogiche sulla propria famiglia per puro piacere e orgoglio familiare, ma tanto spesso anche per motivi concreti, concessioni di cittadinanza. Gli archivi sono pieni di gente che si occupa di come sono fatte le nostre città, di storia dell'urbanistica, dell'edilizia. Gli archivi sono pieni di gente che ha bisogno di documenti che hanno un valore ancora oggi per motivi giuridici, giudiziari, ecco. Quindi non siamo solo noi storici che ci mettiamo piede. Con tutto questo probabilmente la maggioranza dei cittadini in archivio non ci mette mai piede, magari non sa neanche che esistono, ed è per questo che è importante dire che non solo esistono, ma devono esistere e hanno bisogno di un sostegno costante dello Stato e del pubblico, perché se ci si dimentica degli archivi ci si mette sulla strada per dimenticare qualcosa di più importante.